quanto riguarda il matrimonio. Ecco, sul matrimonio lo interrompo perché volevo, peccato perché il matrimonio, diciamo, fra tutti i sacramenti è quello che un po' più riguarda i laici, anche Sì, la ma in realtà comunione nell'ambito di ortodosso riguarda laici. anche i preti. Sì, però adesso parlavo Sì, nell'ambito latino sì, nell'ambito ma latino. nell'ambito Riguarda gli occidentale, adulti, intendevo gli adulti. nell'ambito, però è bene ricordarlo perché è abbastanza comune questa idea, no? Che i cattolici, il matrimonio riguarda i laici, mentre in realtà in tutto l'Oriente il matrimonio, sia l'Oriente cattolico sia l'Oriente ortodosso, il matrimonio riguarda anche i preti, non semplicemente perché lo celebrano, ma perché, tra l'altro, ma riguarda anche i preti perché i preti sono sposati, specialmente i preti parrocchiali, in certe chiese devono essere sposati, i preti parrocchiali. Quindi la questione è abbastanza particolare, insomma, cioè, vuol dire, noi ci siamo abituati a pensare che la famiglia, il matrimonio riguarda i laici e basta. Ma questa è già una grande differenza rispetto. Ma era più che altro allora nel parlare del matrimonio, volevo tirare l'attenzione un attimo sul focus fra i matrimoni fra cattolici e ortodossi. Cattolici ortodossi. Qui c'è, per esempio, questo è il libro che raccoglie tutti i documenti del Sinodo di Creta. Il Sinodo di Creta. Il Sinodo di Creta è stato il sinodo della Chiesa ortodossa preparato per decenni e avrebbe dovuto partecipare tutte le Chiese ortodosse, le 14 Chiese ortodosse che vivono la comunione ortodossa e che ufficialmente non sono considerate la Chiesa ortodossa nel senso proprio. Questo sinodo poi si è tenuto, ma si è tenuto in un modo tale per cui alla fine quattro chiese non hanno partecipato, per cui è diventato un sinodo ortodosso, panortodosso a Creta, che 10 chiese lo accettano pienamente e quattro lo considerano come un sinodo valido per gli altri 10. In ogni caso, uno dei documenti di questo sinodo riguarda i matrimoni misti, che riporta le varie leggi, così via. Nella tradizione orientale, l'ho già accennato in parte, è fondamentale, cioè i matrimoni per gli ortodossi, se un ortodosso vuole fare un matrimonio riconosciuto dalla Chiesa ortodossa come un vero matrimonio, deve sposare un altro ortodosso, un ortodosso, cioè è all'interno della comunione ortodossa. Per cui già sposarsi con un cristiano che non appartiene alla comunione ortodossa è una cosa che non è secondo l'ideale. Ci deve essere una economia, cioè il vescovo deve dare il permesso, diciamo così, il consenso, o in ogni caso l'autorità ecclesiastica deve dare un consenso a applicare l'economia. In genere questa economia viene data nel caso in cui il cristiano appartiene a alcune chiese che hanno un battesimo simile a quello ortodosso e trinitario. Non perché si riconosca il battesimo, perché è abbastanza simile, in qualche modo l'economia è facilitata. Nel caso dell'economia però vengono poste delle condizioni che per lo più si cerca di far rispettare nell'ambito ortodosso, cioè il matrimonio deve essere celebrato per essere riconosciuto dalla Chiesa ortodossa dal ministro ortodosso, perché il matrimonio nell'ortodossia è celebrato dal ministro, nel senso che il ministro del sacramento è il celebrante e la formula di questo matrimonio è la benedizione sacerdotale. Da noi è il consenso di riposo. Quindi, quando si espone, le condizioni che vengono poste sono queste:
condizione che viene posta è quella che il matrimonio deve essere celebrato da un ministro ortodosso e ci deve essere l'accettazione da parte del coniuge non ortodosso che i figli saranno educati nella fede ortodossa. Quindi è abbastanza stretta la cosa, no? E naturalmente se si vuole che il matrimonio sia riconosciuto dalla fede ortodossa, quindi si applica l'economia, non si chiede di diventare ortodossi al codice ortodosso, però ci sono le condizioni per ricordare. Nel caso di membri di altre religioni, attualmente la prassi è quella che non ci sono matrimoni validi con quelli con persone di un ortodosso o un altro di un'altra religione. Il matrimonio di un ortodosso è un matrimonio sacramentale, un matrimonio misterico. Quindi in questo senso qui chi è fuori della fede non può condividere questa realtà. E allora non si applica l'economia nei matrimoni con persone non cristiane. Ovviamente uno può sposarsi civilmente. Il problema è che i matrimoni civili non vengono riconosciuti dalla Chiesa ortodossa come tali. Tuttavia qualche volta ci sono soluzioni pratiche, economiche, quando non c'è altra possibilità di mantenere un contatto con il coniuge ortodosso, allora qualche volta non che si passi sopra, però si cerca di mantenere un certo rapporto e di avere una certa accoglienza in qualche modo. Mentre con i cattolici si rientra... È nell'economia. Nell'economia, sì. Bisogna studiare l'economia. È sempre questa economia, sì. Perché l'economia è l'idea, appunto, è il termine, esprime questa condiscendenza pastorale. Il problema più grosso che noi abbiamo in generale nel rapporto tra ortodossi e cattolici è un po' meno questo, cioè il problema ecclesiologico, cioè pur essendo su un piano diretto, perché poi alla fine, specialmente nei paesi non ortodossi, c'è una grande disponibilità al dialogo, abbastanza, ci sono quelli pubblici, ma insomma c'è abbastanza disponibilità al dialogo. Nei paesi ortodossi ci sono alcune persone disponibili al dialogo, anche vescovi, però nel complesso è più facile trovare nei paesi ortodossi anche aree di chiusura. È uno dei motivi che ha portato anche alle difficoltà del sinodo. Sarebbe un discorso un po' lungo, ma in tanti documenti ci sono state contestazioni di alcuni documenti del sinodo, perché appunto in alcuni casi si è detto che non c'è chiarezza sul fatto dell'identità delle altre chiese, si cerca di far passare come delle chiese anche le altre chiese, mentre le altre chiese non sono delle chiese, quindi non vanno nella chiesa delle chiese, è un po' questo il problema di fondo. Noi abbiamo nella Chiesa Cattolica una dottrina che consente l'idea della comunione imperfetta, e quindi consente anche di riconoscere l'azione di Dio in modo più ampio nel rapporto alla Chiesa. Per ora questa cosa qui nell'ambito ortodosso ha pochi appoggi, ci sono, ma ha pochi appoggi. Un'ultima domanda, ultime due. La prima a proposito dei sacramenti. Il credo, sì, che poi è stato anche uno dei motivi, sì. Però credo di aver detto che sia stato in qualche modo, o se non superato, quantomeno c'è stata una riconciliazione sul credo. Dunque, il credo, la questione del credo è più di un diciamo costantinopolitano.
nella tradizione latina a un certo punto si è cominciato a introdurre il filioque, lo Spirito, chiude lo Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. E dal Figlio non c'è nel testo originale. È stato aggiunto successivamente in ambito latino per opporsi a alcune eresie. Hanno cominciato in Spagna, poi si è esteso, poi è stato assunto pienamente dalla Chiesa Franca, cioè dei Franchi, intorno all'VIII secolo. Poi è stato deceduto anche a Roma come parte del credo. Nel secondo millennio il credo latino ha sempre filioque. La tradizione orientale ha respinto i filioque a lungo, e anche ora, ovviamente, sì, per vari motivi. Primo perché non c'è la condivisione teologica. Secondo perché questa aggiunta era proibita dai concili. E allora si è accusato Roma di avere fatto un buon atto contro la volontà dei concili. Ora, riguardo agli aspetti teologici, bisogna dire che ci sono posizioni oggi per le quali la differenza può essere superata, o in ogni caso può essere una differenza non divisiva, detta in modo non divisivo. E quindi questa cosa, per noi occidentali, una differenza non è così rilevante, tanto è vero che noi di fatto oggi ammettiamo nella nascita del credo la forma senza il filioque. Le chiese greco-cattoliche ora lo dicono per lo più senza il filioque, greco-cattoliche. Le chiese latine nei paesi ortodossi hanno avuto la possibilità di celebrare e di proclamare il credo senza filioque. Quindi per noi non è così divisiva la cosa. Per gli ortodossi c'è chi lo ritiene divisivo, se per teologico, c'è chi non lo ritiene divisivo, e ci sono appunto varie posizioni, un po' come ho accennato prima. Tuttavia, in questo momento qui forse la divisione sui filioque, in questo momento storico preciso, è quella che potrebbe essere più affondata, più di altre. Diciamo che nel terzo millennio non ci sarebbe una base sufficiente per avere una divisione sulla base dei filioque. Perché si può tornare tranquillamente, almeno nelle celebrazioni. Sì, si può, di fatto noi la utilizziamo, e anche il Papa l'ha detto tante volte in varie circostanze senza filiocco. L'ultima domanda riguarda la nostra cara madre, che è Maria. E riguardo alla Mariologia, la devozione mariana ortodossa è piena, totale. Però bisogna dire che i dogmi mariani nostri sono un elemento di diversità, perché noi abbiamo questi due dogmi, sono il dogma dell'Immacolata Concezione del 1954 e il dogma dell'Assunzione al Cielo di Maria del 1950. Lo bisogna distinguere. La difficoltà maggiore degli ortodossi c'erano sul fatto stesso di aver voluto dogmatizzare, perché in ortodossia l'idea è che non si dogmatizza semplicemente perché la teologia arriva a certe conclusioni, ma si dogmatizza quando c'è bisogno di difendere la fede contro le eresie, in questo caso non c'è bisogno, secondo sì. L'altro punto è che l'affermazione su Maria è un'affermazione che per quanto riguarda l'Immacolata Concezione, gli ortodossi hanno molte perplessità,
perché hanno una concezione diversa del peccato originale, una concezione diversa della posizione della santità di Maria. Diciamo che gli orientali tendono a pensare alla santità di Maria come una santità che è il frutto della storia dell'Antico Testamento, dell'azione di Dio nell'Antico Testamento, che ha fatto germogliare i fiori di Maria, diciamo così, una persona particolarmente segnata dalla santità. E non c'è una disponibilità a accettare tutto l'inquadramento della macchia, del peccato originale, la cosa, perché appunto non c'è la stessa visione del peccato originale. Quindi sull'Immacolata Concezione c'è una maggiore perplessità ortodossa. Riguardo all'Assunzione al Cielo di Maria, invece qui la questione è riguardo proprio alla dogmatizzazione, perché per quanto riguarda l'Assunzione al Cielo di Maria è una chiarissima festa orientale. Il 15 agosto l'abbiamo fatto ora, l'Assunta, è la festa della Chimisis Parteno o Dormitio Virginis, che è una festa orientale. Nella festa orientale, se noi andiamo a Prato, se voi andate a Prato, nella cappella del Sacro Simbolo degli Anni, c'è un dipinto del 400, un po' rovinato purtroppo, che vede che presenta Maria sul catafalco, funebre, e la Dormitio, Maria muore. Però subito si vede l'anima di Maria che viene portata in cielo, sì. E questa è la rappresentazione tradizionale orientale. Poi nell'ambito occidentale poi è stata rappresentata anche come assunzione del corpo subito così, però di fatto è uno sviluppo della tradizione orientale. Per cui riguardo l'assunzione al cielo, siccome anche in religione orientale Maria non è stata sottoposta alla corruzione, per cui sale l'anima ma poi anche il corpo, non c'è una fondamentale differenza. Però non è recepita l'idea della dogmatizzazione dell'assunto. E diciamo è stata un po' una forzatura. Considerata una precisione, troppo precisa. Diciamo, non. L'idea del dogma fatto sulla base di una conclusione teologica o anche per consacrare la devozione del popolo cristiano sembra eccessivo. Il dogma appartiene a un ordine di affermazione di verità particolarmente elevato e esigente, cioè non si deve dogmatizzare facilmente, ma soltanto quando è strettamente necessario. Perché il dogma appartiene all'ordine di quelle conoscenze la cui accettazione è via di salvezza. Per cui il dogma è importante, insomma, non è che debba essere moltiplicato senza necessità. Questo è un po' il grosso modo. Grazie. Prego.